Io voglio ringraziare alla società Viva Augusto Arsizio, prima perché è stata l'unica società che mi ha fatto un salto quest'anno per allenare una squadra femminile, quando molti mi dicevano che il mondo femminile rifiutava allenatori del maschile, eccetera, eccetera. Secondo me, con cattiva memoria, Massimo Bandolini, che è uno degli allenatori più vincenti dell'storia della pallavolo femminile, veniva dal maschile. Perché Marco Bonita veniva dal maschile e ha vinto tutto il mondo, e perché Antonio Santi, il secondo di Lorenzetti, un allenatore del maschile, quindi non mi sentivo veramente così con un peso il fatto di venire dal maschile, anzi, credo che ci possano essere delle novità. È chiaro che la situazione che si è creata per la società dello Stratici è stata difficile. Mi è stato chiesto di Caramelli per la squadra, per me, per tutti, di smettere subito, e quindi ieri mi hanno chiesto di mettervi, cosa che io ho fatto senza nessun tipo di polemica con loro, né di rapporti di nessun tipo. E voglio ringraziare anche molto al gruppo di genitrici che ha avuto Sparsizio, di un gruppo fantastico di ragazze che mi hanno insegnato molto in questi mesi e che anch'io ho insegnato molto.